Meno due alla ripresa del campionato per il Pescara, che domenica ospiterà l'Adriatico Cornacchia alla Cremonese per quello che è un nuovo scontro diretto a 180 minuti dalla fine del girone d'andata. Un match che cade nel pieno del fermento del calciomercato, che ha fatto registrare i primi due movimenti in uscita con le due cessioni all'Arezzo del difensore Cristian Ventola a titolo definitivo e dell'esterno Andrea Di Grazia in prestito secco. E anche il primo movimento in entrata con un nuovo ritorno in biancazzurro di José Machin in prestito dal Monza. Il mago di Tarragona disputerà il quarto semestre a Pescara su altrettante stagioni. Difficile però vederlo in campo dal primo minuto contro i grigiorossi. Machin stamani non ha sostenuto la seduta di allenamento al Vestina con la squadra, essendo impegnato in visite mediche e firma del contratto. Se non ci saranno intoppi, parteciperà alla rifinitura di domani e sarà comunque convocato. Ma sono ore calde sul fronte mercato, appunto. Gli ultimi rumors rilanciano la possibilità di uno scambio di difensori in scadenza tra Ascoli e Pescara. Gennaro Scognamiglio in bianco nero e Riccardo Brosco in biancazzurro, ma su questo movimento si attendono ulteriori conferme. Dopo lo scontro diretto con la Cremonese potrebbe poi concretizzarsi, nei primi giorni della prossima settimana, l'approdo a Pescara di Fabio Ceravolo. Ieri il procuratore del centravanti calabrese ha incontrato il DG grigiorosso Braida. Si lavora per la buona uscita. Intanto però è calcio giocato e per il tecnico Roberto Breda non mancano grattacapi, viste le numerose assenze in difesa, certe quelle degli squalificati Bellanova e Scognamiglio e degli infortunati Drudi e Balzano, qualche flebile speranza di convocazione per Antei e Bocchetti, che hanno continuato a lavorare in via differenziata, i quali però non partiranno dal primo minuto. In forte dubbio anche Masciangelo, e allora prende sempre più corpo l'ipotesi di un trio di difesa del quale farà parte Valdifiori, centrale, affiancato da Gut e Jarosinski. Omeonga quinto di destra, a sinistra Nzita, in mezzo Busellato e Memusciai, Maestro e Galano a ridosso di Seter. Sul fronte cremonese sicuri assenti saranno gli infortunati Deli, Buonaiuto e gli ex Fornasier e Crescenzi. Subito a disposizione gli innesti di mercato, il portiere Marco Carnesecchi, ex Trapani, giunto in prestito dall'Atalanta, e il centrocampista Paolo Bartolomei, a Teramo nell'estate 2015, arrivato a titolo definitivo dallo Spezia. Bartolomei non nega il disappunto per aver dovuto lasciare un club dove ha tagliato lo storico traguardo della Serie A e fa ricorso al precedente di Spezia Pescara dello scorso anno per presentare il match. La Spezia mi è dispiaciuto perché ho dato veramente tanto in 2 anni e mezzo, e quando in 6 mesi ti vengono dette certe cose, penso che io sono un uomo e quando do una parola per me è più importante che tanto altro. E sicuramente quando a Spezia siamo andati a Pescara, diciamo che è come adesso mi ritrovo con la Cremonese ad andare a Pescara, perché eravamo, diciamo, nel basso della classifica e diciamo che abbiamo sempre parlato fra i compagni di fare un gruppo compatto, perché questa è la cosa più importante per uscire da questa situazione. Tutti bisogna pensare con una sola testa, solo concetto, e sicuramente andare là determinati, senza aver paura. Se sbagliamo qualcosa non fa niente, bisogna sempre andare oltre, perché solo per uscire da quella situazione bastano 2 vittorie, 3, sicuramente non sono facili da fare, perché la Serie B non è un campionato facile, anzi. Però sono sicuro che come ci stiamo allenando è già un passo importante per andare a pescare e far bene, e sicuramente faremo bene. Circa i 26 precedenti tra Pescara e Cremonese, il Delfino conta su 10 successi e 8 pareggi. 8 le affermazioni grigiorosse. All'Adriatico il record del Pescara è di 8 vittorie e 4 pareggi e una sola sconfitta, 1-0-2 datato 13 dicembre 1981. L'ultima affermazione biancazzurra è del settembre 2005, 3-1 con reti di Cammarata e doppietta di Matteini. Nelle ultime 3 stagioni altrettanti pareggi all'Adriatico, 2-0-0, e lo scorso anno 1-1 col botta e risposta da calcio piazzato Galano migliore. Direzione di gara per Federico Lapenna di Roma 1, che non arbitra il Pescara da oltre 2 anni. Ultimo atto Empoli-Pescara 3-1 dell'ottobre 2017. Una sola vittoria in un Pescara-Modena 1-0 nell'aprile 2015, a fronte di 2 pareggi e 2 sconfitte. In 3 direzioni, Cremonese mai vittoriosa, 2 pareggi ed 1 sconfitta.